Noi siamo qua a Bolzano, Terex Cube fa parte di Eurac Research, che è un istituto di ricerca qui al Parco Tecnologico Neutech Park di Bolzano. Una camera climatica è un laboratorio dove si possono riprodurre le condizioni climatiche, nel nostro caso le condizioni climatiche più estreme del mondo. Sono Enrico Giuliani, sono uno dei fondatori di NeuronGuard. Come NeuronGuard noi sviluppiamo sistemi per la gestione della temperatura, sia in ambito medicale per la neuroprotezione, sia in ambito non medicale per il miglioramento delle performance cognitive, quando gli ambienti hanno temperature differenti dalla temperatura ottimale. Oggi collaboro con Deer Lab allo sviluppo di una tuta per la parte, diciamo così, fisiologica e di monitoraggio dei parametri vitali di questa tuta intelligente. Ci troviamo qui in Terex Cube per simulare quanto meglio possibile, quanto più possibile, le condizioni a cui gli utilizzatori di questa tuta saranno esposti in Antartide e per verificare come il sistema di monitoraggio che abbiamo implementato è andato a rilevare le variabili fisiologiche del nostro soggetto di test, Alberto, durante questa prova. Impressione a caldo, a caldissimo, impressione a caldissimo, stiamo aspettando per collegare, fare le ultime connessioni e poi entrare in camera climatica. Verrà prima depressurizzata e poi saremo pronti per il test. Noi adesso siamo nella control room dove supervisioniamo tutto il lavoro e i processi che vengono svolti all'interno della camera climatica. La camera climatica si trova di fronte a noi, questa è la camera grande che abbiamo. Abbiamo ancora delle camere più piccole, però questa è la camera climatica dove riusciamo a riprodurre condizioni estreme come per esempio oggi anche i meno 40. Manca ossigeno pure. Lì dentro c'è un pochino di ossigeno climatico, sì, è meno del normale. Faceva anche una saturazione un po' bassa, però normale per queste Sono i dati medici questi, sì. altezze. Questi sono alcuni suoi dati, sì. Dall'altra parte c'è anche un staff medico che ci assiste, soprattutto se facciamo degli esperimenti con delle persone coinvolte. In queste condizioni estreme, a seconda della criticità, abbiamo dei certi protocolli di lavoro che seguiamo e abbiamo sviluppato adesso recentemente. A seconda della criticità, ci sono qua dei profili medici, fisiologi che assistono e sorvegliano i personaggi che sono all'interno. Noi abbiamo calcolato una supervisione fino a 15 personaggi allo stesso tempo e attraverso il monitoraggio dei parametri vitali, la visione delle persone e la comunicazione con loro, praticamente riusciamo a vedere cosa succede con loro per non metterli a rischio. E questo è anche uno dei vantaggi, no? In questo laboratorio qua è un ambiente confinato, sicuro, dove si può interagire velocemente e riprodurre tutto il clima possibile, che invece all'esterno, adesso dico Antartide, adesso dico Ortles o altre montagne, non si può produrre il clima che si vuole lì fuori perché si è dipendenti ancora, diciamo, dal nostro creatore che praticamente gestisce il meteo. Qui all'interno però lo facciamo noi, creiamo esattamente in modo riproducibile queste condizioni e questo è il vantaggio del laboratorio. Da una parte sicuro, dall'altra parte la riproducibilità, cioè possiamo ricreare anche 100 volte la stessa cosa per fare dei test che sono comparabili tra di loro, che all'esterno non è possibile come in questa maniera. Interrompi se sei aperto di fiato, eh? How is he feeling? He's feeling a little bit fatigued. Okay, and now he's going a bit slower? Yes. Ma abbiamo diverse fasi di test, diciamo il soggetto che utilizza la tuta viene portato a 3200 metri, a meno 40 gradi, fa dei test di affaticamento su un tapis roulant. In aggiunta abbiamo anche messo dei ventilatori per riprodurre in combinazione con la temperatura il vento, cioè per avere il wind chill effect, che di fatto è una combinazione di vento e freddo
per proprio simulare le cose più estreme possibile. Col vento andiamo fino a 25 metri al secondo, assieme che praticamente il ventilatore viene posto davanti al soggetto che sta su un tapiro là, oppure anche altre posizioni dove lui fa dei lavori. Queste variabili ci servono per capire come sta Alberto, quindi come stanno le sue mani, come stanno i suoi piedi, come sta il suo corpo, perché l'ambiente in cui si trova è un ambiente estremamente ostile, con temperature molto basse, tipo meno 40 gradi oggi, vento, e anche un'altitudine differente rispetto a quella al livello del mare a cui ci troviamo qui a Bolzano. Tutti questi sono fattori che rendono chiaramente la vita più difficile a chi si trova in quell'ambiente e che noi abbiamo voluto ricreare per verificare che il nostro sistema rispondesse nel modo corretto. No, la maschera come va adesso? Ti sei già parlato un po' la maschera? Fatto i... Allora, noi qui stiamo leggendo real time i sensori del sottotinta e di piedi. Ce la fai? Sì. Sulla parte piano. Qui è più freddo, quindi vai, c'era... Comincio a vedere più freddo. Ormai, i piedi vedi, sì. Sono un pochino raffreddati. Cioè, lui è a 15 gradi. Sui piedi. Sui piedi. Considera che dentro è a meno 40, con il vento. 26, 18 e 8. Qua invece a 33 gradi sul corpo e 20 gradi sulle mani. Piedi e mani in questo momento esatto. Sappiamo anche che lui ha sudato. Perché è quasi saturata di umidità. Certamente è un ambiente estremamente sfidante, perché la combinazione di questi tre fattori, diciamo così, è una combinazione sinergica e additiva che rende il peso di ogni singolo fattore più importante rispetto alla somma. Quando lui è fermo, riusciamo a leggere anche la concentrazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca con dei sensori ottici in maniera non diversa da quella che fanno loro. Però solo loro non ECG. Sì, perché lui ha i riscaldatori delle mani e dei piedi accesi, quindi avrebbe i piedi più freddi. Se non i piedi, quelli un po' più freddini. Cioè lui ha il calore, le batterie stanno scaldando, sì. E da 15 gradi. Sì. Quanto è dentro lui? Dove No, tranquillo. Vai tranquillo, stiamo in silenzio un po', se serve che lui ci metti. Per gestire tutta la camera abbiamo un staff di Terra X Cube di 4-5 tecnici, ingegneri, che gestiscono il laboratorio, cioè lo accendono e lo mantengono e lo portano a quelle condizioni a cui serve e preparano anche tutto il test sub con i nostri clienti, che da una parte sono ricercatori e dall'altra parte l'industria. Se parla molto l'ossigeno tu perdi la capacità di capire cosa sta succedendo. Io sono soddisfatto per come è andato il test, siamo riusciti a completare la sequenza di test, Alberto è stato veramente bravo e dedicato, perché io personalmente non ce l'avrei fatta. È andata molto bene, l'inizio devo dire tosto, e dopodiché siamo stabilizzati a una quota di 2000 metri, e esperienza particolare, molto particolare, impegnativa come non avrei creduto. Però devo dire che mettermi nelle condizioni di quelli che sono poi gli utenti da designer è stato estremamente interessante, oltre che emozionante di fatto, e anche un po' provante, però bene. E abbiamo ottenuto sicuramente molti dati su cui da qui potremo continuare a lavorare per ulteriormente affinare il progetto. Come team intero siamo molto soddisfatti, abbiamo sicuramente trovato qualcosa da aggiustare. Qualcosa che invece va già molto bene. La cosa che non mi aspettavo, una tale difficoltà a lavorare in queste condizioni. Credevo sarebbe stato più facile e invece si è rivelato particolarmente sfidante lavorare a quelle temperature con un vento estremamente forte. La strumentazione mi ha aiutato molto, resta il fatto che, ripeto, mettersi vicino a quello che è la condizione dell'utente ti fa capire tante cose, compreso questa.